Nell'area industriale ex Pirelli che vedete in queste immagini potrebbe sorgere il nuovo ospedale di Livorno. Regione Toscana, Comune ASL hanno siglato l'intesa che dà mandato a una commissione tecnica di valutare in 120 giorni la percorribilità dell'operazione. Decade così una volta per tutte l'ipotesi di costruire il nuovo nosocomio a Montenero. Al suo posto un nuovo monoblocco degenze nell'area ex Pirelli e in parte del Parco Pertini, mantenendo in funzione alcuni padiglioni più recenti e a norma dell'attuale ospedale. La partenza di un lavoro che prevede la progettualità di una parte importante di ospedale in modo nuovo, innovativo, tutta la parte delle degenze, i blocchi operatori eccetera, da realizzare in una struttura nuova, con ove possibile anche l'utilizzo di alcune parti dell'attuale ospedale. Meno cemento, più sanità. Livorno ha bisogno di sanità, ha bisogno di servizi ai cittadini, ha bisogno di investimenti importanti sul personale di questo settore, ha bisogno di aver erogati questi servizi in tempi brevi e di buona qualità. A questo proposito il Presidente Rossi ha ribadito la richiesta al Governo di consentire alle regioni con il bilancio in pareggio come la Toscana di procedere con nuove assunzioni. Un conto sono le spese per il cemento e per le tecnologie e un conto sono le spese per il personale, su cui appunto noi insisteremo perché ci sia data la possibilità di spendere i soldi che abbiamo. L'accordo è importantissimo, vorrei chiudere la legislatura regionale nel 2020 con la prospettiva che anche Livorno, come altre città della Toscana, avrà un nuovo ospedale e avendo finanziato questa prospettiva.